La nuova illuminazione del Duomo di Firenze sarà inaugurata giovedì 5 aprile alle 21 alla loggia del Bigallo in Piazza Duomo, dal sindaco di Firenze Matteo Renzi, dal presidente della Camera di Commercio Vasco Galgani, alla presenza dell'arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Bettori. Abbiamo ritenuto che il monumento che insiste in questa piazza, essendo un monumento unico al mondo, nell'occasione che il nostro sindaco ha pensato benissimo di pedonalizzare questa piazza, forse abbiamo ritenuto che fosse giusto darle un'adeguata illuminazione. Mi auguro appunto di poter dire che questa realizzazione è quello che la Camera di Commercio, con le categorie economiche che rappresenta, hanno voluto offrire alla città di Firenze. La nuova illuminazione non sarà invasiva ed esalterà i marmi della cattedrale grazie a nuovi punti luce. I vecchi infatti sono stati sostituiti con lampade a maggior durata ed efficienza energetica. Più o meno c'erano 4 lux, adesso abbiamo ottenuto 20 lux sulla piazza e all'incirca più o meno dai 20 ai 30 lux sulle facciate dei monumenti, con un impianto che è quasi raddoppiato come corpi illuminanti, perché prima più o meno c'erano 100 corpi illuminanti e ora ne abbiamo messi 170 circa. Abbiamo aumentato di pochissimo, solo di 4 kW, la potenza impegnata. Prima eravamo a 30 e ora siamo a 34. L'illuminazione è costituita da dei fari che sono specializzati per il monumentale, quindi tutto quello che riguarda le facciate, il campanile, la cupola e la lanterna. Delle lampade solo per il battistero e poi abbiamo un'illuminazione che riguarda più la piazza, quindi la pavimentazione ed il percorso pedonale sul perimetro appunto delle due piazze. Sono stati utilizzati gli stessi punti luce che portavano precedentemente gli apparecchi illuminati, quindi le posizioni sono identiche o circa quasi, questo per riuscire a non toccare niente. Sono delle situazioni estremamente delicate. La creazione di nuovi punti luce avrebbe portato quindi anche ad una serie di problematiche logistiche nei confronti di chi abita nella piazza e quindi la difficoltà più grossa è stata quella di dover ripensare progettualmente il tutto, mantenendo la situazione preesistente, utilizzando semplicemente prodotti ad altissima performance. Per la Camera di Commercio di Firenze si tratta di un progetto dal prestigio unico e destinato a durare nel tempo. Da tempo abbiamo deciso di non partecipare a operazioni spot importanti, ma più rivolte verso l'effimero, verso il momentaneo, perché l'economia e le categorie economiche sono soggetti che amano il solido, che amano il duraturo, il durevole. Pertanto un'iniziativa come quella che abbiamo sponsorizzata riteniamo che vada nella linea che poc'anzi ho detto. Mi auguro che nel proseguo potranno esserci altre iniziative come questa che la Camera di Commercio, o analoghe a questa che la Camera di Commercio appunto e le categorie economiche potranno prendere in considerazione e portare avanti.